Mi avete chiesto tante volte dei consigli su come andare a migliorare la flessibilità per i calci, per il benessere e via dicendo. Su YouTube qualche dritta l'ho data, anche sul canale Telegram, ma ho tenuto la chicca qua per il club. E quello che voglio fare oggi è farti vedere come andare a migliorare la flessibilità utilizzando il release miofasciale, quindi strumenti come questo, come il roll, il foam roll, che puoi trovare su Amazon a delle cifre molto basse, oppure se vuoi fare un po' lo sborone cercati la Trigger Point, questo qui è uno di quelli della Trigger Point. Detto fra me e te, non so se ne valga la pena di spendere tanti soldi di più, perché intanto poi più o meno il risultato è lo stesso. E questa metodologia è quella che uso io con i ragazzi quando dobbiamo fare dei lavori di flessibilità un po' invasivi. È una metodologia lunga, che richiede il suo tempo, che però può essere adoperata tranquillamente senza l'utilizzo di un riscaldamento, quindi la puoi usare proprio entrando così a gamba tesa, perché è una metodologia tranquilla, serena, lenta. E dopo aver fatto questo circuito di flessibilità, se vogliamo chiamarlo così, puoi andare a inserire poi il tuo allenamento. Fa solo attenzione, ricordati sempre che quando vai a fare un lavoro di flessibilità importante come quello che stiamo per andare a fare, poi dovremmo evitare nei limiti del possibile tutti quelli che sono quegli esercizi di forza esplosivo o esplosivo reattiva, perché potrebbe essere che ci facciamo male. Insomma, la possibilità di avere di incorrere in infortuni aumenta in modo importante. Quindi, qualora tu facessi questo lavoro, il mio suggerimento è quello poi di far seguire un allenamento magari tecnico, un po' più blando, non particolarmente esplosivo, appunto, ok? Come funziona? Andremo a fare prima un lavoro di release miofasciale, quindi un lavoro dove andremo a fare un massaggio utilizzando questo strumento. Si possono fare anche con le palline da tennis, con le palline di sughero. In realtà più lo strumento è minuto, più va in profondità e più fa anche male. Quindi bisogna valutare se poi è il caso di andare a fare. Dopo aver fatto il lavoro di release, andremo a tenere un allungamento, ok? È molto semplice come lavoro. Si fa un minuto di release, 2 minuti di allungamento. Si potrebbe fare anche 1,5 minuti di allungamento, però meglio 2, ok? 2,5 se hai il tempo, perché no? Dipende un po' da quanto vuoi soffrire. In parole molto povere, praticamente il release va a fare un massaggio tissutale, va a creare una sorta di lavagna bianca per quanto riguarda l'indirizzamento delle fibre, detto in maniera molto semplicistica, e va a fare un lavoro ovviamente di rilassamento e soprattutto un lavoro sulla fascia, ok? Va a togliere tutte quelle aderenze che si creano fra fascia e muscolo, e permette quindi poi di, durante l'allungamento, andare a reindirizzare le fibre nel verso corretto, ok? E di andare poi a fare un allungamento più importante, proprio perché la muscolatura è già detensionata e quindi ci permette di andare a fare il nostro allungamento tendineo. Ma bando alle ciance e andiamo a fare il nostro lavoro. Il primo lavoro che andiamo a fare è sul polpaccio, quindi vado a inserire il mio rullo sotto il polpaccio, faccio partire il mio minuto e inizio a fare avanti e indietro, usarlo come un mattarello, vado a smattarellare. Se la pressione è insufficiente, se non sento fastidi o altro, metto il piede sopra la tibia. Questo aumenta la pressione. Altra cosa buona e giusta da fare è attivare il piede andando giù e su in maniera tale da attivare bene polpaccio e soglio. Si va praticamente dalla tendine di Achille fino alla parte cicciotta del polpaccio, ok? E si smattarella molto semplicemente. Possiamo fare anche dei cerchi, una volta da una parte, una volta dall'altra, e lo andiamo ad attivare. Il primo lavoro che andremo a fare sarà quello di allungamento su tutta la catena posteriore. Poi faremo un pochino di lavoro. Mi è iniziato a prudere anche il naso. Cambiamo la gamba, via. Faremo un pochino di lavoro sul quadricipite, gluteo,
e andremo poi a lavorare sull'interno coscia per i nostri fantastici calci. Altra cosa da fare sarebbe andare verso l'interno neutro, ok? Quindi il piede verso l'alto e verso l'esterno, ok? Interno, neutro ed esterno. Così siamo sicuri che andiamo a pescare dappertutto. La parte più pesante in realtà è rimanere in sospensione sulle mani e sui polsi, perché dopo un po' inizia a essere molto fastidioso. Cerca di lavorare bene su tutta la superficie, ok? Quindi vado a fare il mio bel lavoro. Allungo bene. Ok, adesso tengo un allungamento di 2 minuti, quindi 2 bit bit. Piedi a martello, io sono bello freddo, qua fa freddo, quindi vedrai proprio come mi modifica pian piano tutto il lavoro, la flessibilità. Ombelico verso la coscia e vado ad allungarmi, ok? Respiro, cerco di tenere i piedi a martello, anzi facciamolo proprio fatto bene, quindi in questo momento io non arrivo alla punta dei piedi, no problem, vedrai che poi ci arrivo. Schiena dritta più che posso, prendo l'aria e butto fuori. Mi raccomando, fai attenzione a 2 cose. Cosa numero 1, io mi fletto solo quando butto l'aria, quindi aumento la tensione solo quando tiro fuori l'aria. Cosa numero 2, importantissima, non metto tensione finché non passano almeno 10-20 secondi. Una volta che sono passati i primi 10-20 secondi, allora posso aumentare la tensione. Va te che sono già arrivato alla punta dei piedi e siamo solo al primo minuto. Faccio partire il secondo. Tengo. Prendo. E fuori. Prendo. E fuori. Aumento. Mi raccomando, le ginocchia devono essere tese, eh? Se no serve a niente. E a questo punto tolgo piano la tensione, ok? Adesso passiamo al pezzo successivo. Ok, blocco numero 2, vado a lavorare sul retro della coscia. Quindi posiziono il mio piede a terra, faccio partire il timer e smatterello dalla radice del gluteo fino al ginocchio, ok? E faccio sempre lo stesso lavoro. Qui cosa posso andare a fare? Se voglio aumentare la tensione, beh, vado in una sorta di divarica di ginocchio, come vuoi, e se ho il rullo mi aiuto e faccio camminare il rullo muovendolo. Vado e torno. Vado e torno, vado, torno. Vado, torno, vado, torno, vado, torno. Vado e cambio gamba. Se volessi essere super preciso, ogni volta che finisco, tanto faccio partire il tempo, ogni volta che faccio, che finisco una rullata, ok, un arto, dovrei metterlo in tensione. Quindi faccio l'arto sinistro e metto in tensione tutta la catena. Faccio l'arto destro e metto in tensione tutta la catena. Però diventa molto lungo come lavoro. Già adesso ci metteremo una 20 minuti, quindi
bisogna un attimo valutare se il gioco vale la candela, ok? Già così si fa un ottimo lavoro. Se senti un punto dove magari c'è una particolare tensione, un particolare fastidio, rimanici un po' sopra, ok? Quello è ovviamente un qualcosa di molto importante, perché altrimenti ho avuto un attimo il terrore che il microfono fosse morto, ma invece è vivo e vegeto, ok? E adesso ripetiamo lo stesso lavoro di prima, punta dei piedi, lo su, butto fuori e rimango in tensione 2 minuti. Se l'hai fatto bene, adesso dovrebbe essere un po' più semplice rispetto a prima. Mi raccomando, cerca di tenere i piedi a martello, eh? Tengo tensione. Cosa molto importante è non rimbalzare, non fare movimenti di tipo balistico, cose di questo tipo. Sto qua fermo e quando butto fuori l'aria aumento la tensione, prendo e aumento, prendo e aumento, solo quando butto fuori l'aria, mi raccomando, non prima. Solo quando butto fuori l'aria. In realtà si può usare qualunque esercizio utile per mettere in tensione la catena. Io ho scelto questo perché è piuttosto semplice ed è uno degli esercizi classici di flessibilità su cui tra l'altro si fanno i test di flessibilità. Quindi avere un miglioramento del sit and reach è sempre un qualcosa di positivo. Ok. Prendiamo tensione e a questo punto passiamo al gluteo. Bene, continuiamo ed andiamo a lavorare sul gluteo. Come facciamo per andare a lavorare sul gluteo? Dobbiamo mettere il roll a 45 gradi rispetto alla gamba su cui non lavoriamo. Quindi io lavorerò su questa gamba, su questo gluteo, e come vedi è a 45 gradi circa rispetto alla mia gamba distesa. Ok? A questo punto piego la gamba distesa, sollevo, appoggio il roll e vado a far partire il tempo. Per aumentare la tensione porto il piede sul ginocchio e vado avanti e indietro, così, con questo movimento sulla diagonale. Se voglio aumentare la tensione, cosa buona e giusta, distendo e piego la gamba, ok? Distendo e piego. Distendo, semplicemente rollo e piego e vado a fare il mio lavoro. Mi raccomando, lavora bene su tutto il gluteo senza mai andare a toccare le ossa, eh? Questo è molto importante. Se andiamo a toccare le ossa rischiamo di andare a fare dei danni. E lavora bene anche sulla parte laterale del gluteo dove avresti la tasca dei jeans, quindi se fosse inclinati leggermente per riuscire ad andare proprio a smattarellare in quel punto lì, ok? Ok, a questo punto, gioco forza, devo andare a trazionare prima una gamba e poi l'altra. Come faccio? Rimango nella stessa posizione, mi ancoro bene, vado schiena a terra, tanto faccio partire il timer, e da dentro vado a tirare il ginocchio verso di me, ok? E sto qua. Questo è un esercizio che io odio con ogni fibra del mio essere,
perché ce ne sono di esercizi infami, ma non so per quale ragione questo lo soffro particolarmente. Un altro esercizio che si può fare è quello che nello yoga si chiama piccione reale, che è un esercizio che di nuovo mette in tensione parecchio il gluteo. Più tiro verso di me e più c'è tensione, ok? Respiro e butto fuori. Respiro e butto fuori. Sono andato a avvicinare il timer perché poi finisce che bippa. Eccolo qua, facciamo partire ancora un minuto e teniamo la tensione. Il gluteo solitamente è uno di quei punti a cui nessuno pensa, ma che, mannaggia la pupazza, quando lo mettiamo in tensione si sentono veramente le peggio cose. Era da un po' che io non andavo a fare questo lavoro e ti posso garantire che sto sentendo le peggio cose. Prendo l'aria e butto fuori. Prendo l'aria e butto fuori. Prendo fuori. Prendo fuori. E cambio. Esco piano dalla posizione e vado a fare la stessa cosa sull'altra gamba. Quindi roll in diagonale. Alzo sedere, faccio rotolare il roll sotto la chiappa, faccio partire il mio timer e inizio a imprecare, smattarellando. Smattarello. Evito di cadere. Oh, niente, c'ho qualcosa in un occhio, ok, ce l'ho fatta. E ricordati, distendo anche su e giù, e vado, ok, distendo e vado. Vado bene sulla parte laterale, ovviamente qua la superficie del muscolo è minore, quindi non è che possiamo fare chissà che. Bene, ok, scendo, sono già qui in posizione, mettiamo il timer a portata di mano, mano dentro, schiena a terra e via col bip. Voilà, legato come un salame di Varzi, che se non sai cos'è, è un salame delle nostre zone che vale la pena il viaggio, se ti piace il salame. Prendo e butto fuori. Mi raccomando, il ginocchio va verso il basso, ok? Non posso tenere il ginocchio verso il petto, devo farlo cadere in basso, di là, ok? Non verso di me, perché se chiudo non c'è apertura, se non c'è apertura non c'è trazione del gluteo. Prendo l'aria e butto fuori. L'aria, butto fuori, prendo l'aria, butto fuori, ancora un minuto, trovato, dato una botta, prendo l'aria, fuori, quando butto fuori aumento la tensione, per aumentare la tensione tiro di più verso di me,
giù piano. Ok, a questo punto passiamo alla schiena. Allora, andiamo a lavorare sulla schiena. Bisogna posizionare il roll sotto le scapole, ok? Fa un pelo di attenzione perché questo è un esercizio di base semplice, ma che molte persone hanno qualche difficoltà a fare perché non capiscono bene il movimento. Il movimento che andrò a fare sarà quello di andare su col sedere, andare a fare un ponte, e man mano che faccio il ponte avvicino il sedere ai glutei e nel mentre porto le braccia verso l'alto. Quindi faccio questo. Su, vedi, e il sedere si avvicina ai talloni. Ok? Ho detto avvicino il sedere ai talloni, ai glutei forse prima. Volevo dire avvicino i glutei ai talloni. Poi torno col sedere giù e porto giù le mani. È normale che si cammini un po' in questo esercizio, eh? Quindi posizioni i piedi e un minuto. Su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù. Guarda qua, sto iniziando a dare uno spettacolo indecente. Su, 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 recupero un goccio, vedi, pian piano mi sposto dal tappetino e purtroppo fa parte del gioco. Ok, a questo punto facciamo i nostri 2 minuti di tensione, ritorniamo a fare punta dei piedi. 3, 2, 1 e via. E come puoi vedere rispetto all'inizio sono molto più sciolto. 2 minuti di tensione e così abbiamo fatto tutta la catena posteriore. Poi ci manca il quadricipite e l'interno coscia. Se vuoi farlo veramente da mastino, dovresti appoggiare i piedi a un muro. Così sei sicuro o sicura, proprio al 100%, che il piede è nella posizione corretta. Io per quanto cerchi di tenerlo a martello, appena mollo leggermente la tensione, mi si flettono leggermente le caviglie. Però, a un certo punto chissene, eh? Non sono un agonista. Faccio per star bene e va bene così. Ancora 30 secondi. Prendo. Fuori. Prendo. Fuori. Prendo. Fuori. Prendo. E stop. Esco piano dalla mia posizione. Ok. Passiamo al prossimo step, quadricipiti. Ok, per fare i quadricipiti andiamo a smattarellare la nostra gamba. Come? Andando a fare questo lavoro qua. Posizione di plank, di fatto, avambraccio a terra. Adesso andiamo su e giù. Aspetta che li ho messi un po', l'ho messo a una distanza. Ok, ti conviene avvicinare il rullo alla base del ginocchio. Mi raccomando, non deve toccare le articolazioni, niente ginocchio. Quindi io adesso da qui prendo e inizio a smattarellare. La cosa importante è che ci sia anche il lavoro di flessione e di stensione. Quindi smattarello e nel mentre faccio anche flessione e distensione.
perché attivo meglio la muscolatura e faccio un lavoro più profondo. E intanto qua spesso, ecco, ad esempio è uno dei miei casi, si trovano quei punticini che fanno vedere le stelle. Vorrebbe dire, vuol dire che è un lavoro da fare, ok? Se senti del dolore è perché è un lavoro che sarebbe da fare, perché vuol dire che sto povero muscolo è sotto stress. Allora, in realtà ci sono degli esercizi per mettere entrambi i quadricipiti sotto tensione, ma sono veramente infami, quindi io ti consiglio di andare pancia a terra, prendo il piede e traziono 2 minuti. L'ideale sarebbe pian piano andare a staccare il ginocchio da il pavimento. Se riesci, la fronte rimane sul pavimento. Così siamo in una bella posizione neutra. Respiro e butto fuori. Mi raccomando, le ginocchia devono star vicine, eh? Non trovarti con la gamba divaricata, ma qua vicino e tensione. Se vuoi aumentare, guarda che vado a prendere anche con l'altra gamba e aumento la tensione. Ammetto che 2 minuti fronte al pavimento sono lunghi, E adesso andiamo a tensionare l'altra gamba. Base del ginocchio, faccio partire il timer e via. È normale, può succedere, ad esempio io ne sono la riprova, che ci sia una gamba più sofferente e una meno sofferente, ok? Per esempio io ho la destra un po' più sofferente, potrebbe essere che magari la carico un po' di più senza rendermene conto, anche per qualche difetto posturale magari minimo, ma che ho, e la sinistra invece dà fastidio, ma diciamo che non è così, non mi fa saltare così tanto quanto la destra. Ok, togliamo e andiamo a trazionare per 2 minuti. Iniziamo con una mano e poi andiamo a mettere l'altra. Intanto, quante volte fare questo lavoro? Se vuoi fare un lavoro di questo tipo, ti conviene andare a farlo 2 volte alla settimana, almeno una volta non è di certo sufficiente. Con 2 volte alla settimana si ottengono dei guadagni che sono davvero molto interessanti. Poi, superate le 2 settimane, devi valutare se ne vale la pena continuare ad andare avanti
oppure se puoi fare del mantenimento con della mobilità funzionale. La mobilità funzionale, che è quel lavoro dove io tengo per un secondo l'allungamento e poi lo tolgo, è un lavoro ottimo perché ti permette di mantenere i guadagni che hai ottenuto nella flessibilità e di migliorarli di un non nulla, ma soprattutto ti permette di mantenerli con un lavoro molto rapido e molto godibile, perché non devi stare delle ore in tenuta della posizione. Quindi lì poi dovrai valutare tu cosa reputi più opportuno fare. Se sei iscritto all'Academy, ti ricordo che nella Six Weeks, mi sembra, c'è una parte in cui spiego molto bene cos'è la mobilità funzionale e come farla. E se non è nella Six Weeks, è nei bonus, di sicuro. Quindi ti suggerisco di andarla a vedere. Ok. Bene, siamo arrivati alla fine. Adesso ci manca la divaricata, lo spauracchio di tutti. Ci proviamo? Dai, ce la possiamo fare. Allora, per migliorare la divaricata devi lavorare sul gluteo comunque, eh? Quindi se per caso il tuo focus fosse solo il miglioramento della divaricata, non ti dimenticare il gluteo, perché sennò cucacchio che ce la fai. Il lavoro che si va a fare è questo, si va in quella che viene chiamata dagli americani G.I. Joe position, quindi una gamba è distesa e l'altra è su. Ok? In questo modo qua. E a questo punto io vado a rotolare, ok? E a distendere e piegare. Te lo faccio, faccio questo lavoro su questo fianco e altro lavoro sull'altro fianco, così dovresti riuscire a vedere bene. Quindi via. Vado. Rotolo, ok? Dalla base del ginocchio fino alla fine del femore. Non devo arrivare a toccare l'inguine, perché sennò mi faccio male, eh? Ricordati sempre che con questo tipo di lavoro devo evitare di andare a toccare le ossa e le articolazioni. La posizione migliore sarebbe quella con le avambraccia a terra, ma se ne sento la necessità posso anche andare a fare una piccola modifica. Distendo e piego, distendo e piego, distendo e piego, e vado a smattarellare ben bene. Oh, qua ho trovato un punto dolorosissimo. Ok, altra gamba, mi metto di qua così almeno capisci bene come funziona. Via. Ovviamente anche qui, se vuoi fare un lavoro più accurato, dopo il primo minuto metti la tensione e poi lo vai a fare nuovamente. E distendo e piego. E distendo e piego. Distendo. E distendo, piego alla base bene del ginocchio senza toccarlo. Questa è un'altra che mette un sacco di vittime. Ok. E adesso andiamo a fare la nostra divaricata, quindi 2 minuti, mettiamolo qua, non penso di fare una roba lavandata, ma il tappetino una volta riuscivo a prenderlo, adesso ci arriviamo. Teniamo la nostra posizione e pian piano cerchiamo di andare giù. Mi raccomando, ricordati che le mani mi aiutano a sorreggere il peso e sono vicine alla linea dei piedi. Ok, non come i bambini che spesso buttano le mani in avanti, no, io qua devo cercare di stare bello dritto. Un'altra cosa che puoi fare, soprattutto se hai il tappetino, appoggi i pugni a terra o le dita piegate a terra e cerco di andare in allungamento.
più sto dritto e sotto un certo punto di vista meglio è. Se a un certo punto vuoi aumentare la tensione, vado giù con la testa, ok? Ricordati, aumenta la tensione solo dopo i primi 10-20 secondi, eh? E sempre quando buttiamo fuori l'aria. Ancora un minuto. Controllo il respiro. La cosa brutta del tappetino è che a un certo punto ti blocca. Io non amo fare questo lavoro sul tappetino, ma sul parquet è ancora peggio perché ti spacca i piedi e tu qua non riesci più a muoverti. Prendo l'aria e butto fuori. E stop. E ora chiudo lentamente, ok? Ricordati sempre di chiudere lentamente. Ebbene, questo è, ok? Un minuto di release miofasciale, quindi smattarelliamo. 2 minuti o anche 2 minuti e mezzo, perché no, se ne hai il tempo, di tensione. Dopodiché puoi iniziare il tuo allenamento. Mi raccomando, niente lavori di forza esplosiva reattiva, niente lanci, niente cose, scatti o cose strane. Un lavoro tecnico, perché no, un lavoro col chimè, ma non eccessivamente pesante sotto il punto, non eccessivamente stimolante sotto il punto di vista della rapidità, perché in questo momento io ho i muscoli e i tendini che sono completamente scoordinati fra di loro, e allora andare a inserire un lavoro di forza esplosiva reattiva potrebbe aumentare il rischio di infortunio. Quindi nel momento in cui io vado a inserire dei protocolli di flessibilità in generale e di flessibilità in particolare come questo, devo fare un lavoro cheto, calmo, ok? Direi che ti ho detto tutto, ci vediamo il prossimo mese per un altro contenuto di Karate Club, sempre qui su Karate Anywhere. Buon allenamento, ciao!